Una rete di Ferrari in zona Pescara a tempo abbondantemente scaduto permette ai biancazzurri di evitare il primo KO stagionale al cospetto di un'ottima Viterbese. All'Adriatico finisce 1-1 con i locali che vanno sotto in avvio di gara, regalano un tempo agli ospiti e poi nella ripresa reagiscono trovando il meritato pareggio nel finale. Al cospetto della formazione laziale, Auteri conferma il Pescara di Pontedera nel canonico 3-4-3 con l'unica variante di Zappella per Cancellotti. Al centro dell'attacco fiducia l'ex Palermo Rauti, ospiti in campo a specchio con il rientrante Martinelli in difesa. Le prime battute di gara vedono gli ospiti in avanti. Al terzo, su punizione di Volpicelli, i biancazzurri si salvano in angolo. Sugli sviluppi del corner, palla in area e contatto fra Drudi e Martinelli con il giocatore ospite che termina a terra. Il direttore di gara di Trapani indica il dischetto con Volpicelli che spiazza Di Gennaro per il vantaggio laziale. Inizio shock per i biancazzurri costretti già ad inseguire. Il Delfino sembra accusare il colpo del gol subito a freddo con Murillo per gli ospiti che all'undicesimo colpisce un doppio palo clamoroso con Di Gennaro che con una prodezza tiene in piedi la sua squadra. Viterbese padrona del campo e abruzzesi in evidente difficoltà. Il pressing a tutto campo ospite non agevola il compito dei ragazzi di Auteri. Con il trascorrere dei minuti cresce però la pressione del Pescara con Bisogno portiere ospite, però mai chiamato al lavoro fino al 33 quando Galano calcia verso la porta e il portiere ospite devia in calcio d'angolo. Poi al 50esimo tanto nervosismo e cartellini gialli con la fine del primo tempo. Si riparte nella ripresa al secondo minuto con la Viterbese vicina al raddoppio con il miracolo di Di Gennaro su Volpicelli. I due allenatori confermano le squadre che avevano chiuso il primo tempo con gli ospiti pericolosi al sesto con un tiro al lato ancora di Volpicelli. Al decimo in campo Ferrari e De Marchi per Rauti e Dursi. Batteria di attaccanti pesante per il Pescara mentre si accendono i riflettori dell'Adriatico, ma non ancora la luce per i biancazzurri. Al ventesimo però Ferrari ha l'opportunità dell'1-1 ma in area, in un rigore in movimento, spara alto. Al ventunesimo spazio anche a clemenza per Nzita con il Pescara che passa al 4-2-3-1. Al ventiquattresimo Memusciai su punizione ci prova dei 35 metri ma il portiere ospite è miracoloso. Auteri al trentesimo gioca le carte Frascatore e Marilungo con Clemenza che al 34esimo in area riesce a fallire il pareggio scheggiando il palo della porta laziale. Al 39esimo Murillo in contropiede sbaglia il gol del raddoppio in una gara incredibile con Frascatore che trova ancora Bisogno alla parata. Assedio finale del Pescara con una mischia furibonda al 41esimo che permette alla squadra di Dalcanto di salvarsi prima del gol al 93esimo di Ferrari che evita al Delfino un KO che sarebbe stato sicuramente immeritato per quanto prodotto nella ripresa. E martedì ci sarà la gara di Gubbio.